disperazione. Entro nella fase dove perdo la concentrazione e passo il tempo a creare situazioni che mi possano permettere di vivere emozioni. Quando lo faccio sembra tutto più difficile, perdo il passo, recuperare è impossibile. Come un ubriaco quando canto una canzone vado fuori tempo senza l'intonazione. Al liceo andavo sempre fuori tema, per i miei compagni scrivere non era mai un problema. Detengo ancora il record della pazienza, ero dentro alle regole ma fuori dalla sufficienza. Tutto questo forse mi ha aiutato a non avere un carattere troppo impostato. Ma sono assente, sono presente, sono tutto questo contemporaneamente. E sono fuori, impegnato a rimanere lì. Vado fuori, sempre fuori, destinato a non avere niente. E sono fuori, io sono fuori, ed è per questo che forse non mi vedi. Ma vado fuori, sempre più fuori, tu non ci sei e per questo non mi credi. Una volta da prof glielo detto di tutti i colori, lei mi ha messo una nota e gli hanno dato fuori. Ho litigato con un sacco di persone ma nessuno di loro mi ha detto ci vediamo fuori. Il rapporto con la dieta è un disastro, la mia pancia vi dimostra che mando fuori pasto. Invece Valentina non può più uscire perché è fuori corso e ha gli studi da seguire. La gente di me dice che sono troppo chiuso, più me lo dicono più rimango sempre confuso. Ma io non riesco a scatenare una reazione solamente per far contente delle persone. Il carattere resta sempre mio, quando tirano fuori lo decido solo io. E se non sei d'accordo con la mia teoria puoi andare fuori dalle palle che mi fai la cortesia. Sono fuori, impegnato a rimanere in piedi. E vado fuori, e sempre fuori, destinato a rimanere in piedi. E sono fuori, io sono fuori, ed è per questo che forse non mi vedi. Ma vado fuori, sempre più fuori, tu non ci sei e per questo non mi credi.